L'esame delle opere di Alessandro Manzoni che vorrei proporre prende le mosse dalle tragedie. Prima di occuparci nel dettaglio delle tragedie scritte da Manzoni, dobbiamo fare un discorso più generale sul genere tragico. Le tragedie del 600 e del 700 avevano posto sulle scene esempi di uomini preda di grandi conflitti interiori. Esempi che avevano lasciato molto perplesso il pubblico ottocentesco, e quando Manzoni si trova a dover scrivere delle tragedie, in realtà mette le mani in un genere molto controverso. In particolare, l'accusa che viene mossa al genere tragico è quella di suscitare troppo le passioni nell'animo dello spettatore. Quello che gli intellettuali dell'Ottocento pensano è che le grandi passioni umane messe in scena sul palcoscenico possono in qualche modo influenzare negativamente gli spettatori. La tragedia addirittura viene tacciata di immoralità, e questa materia diventa tanto, tanto più scomoda per Manzoni, che la tratta in modo del tutto consapevole, affronta cioè il genere tragico ben sapendo quale sia il clima di sospetto che sta attorno a questo genere. Tuttavia Manzoni risponde a queste critiche mosse nei confronti della tragedia, ravvisando proprio nell'alto impatto di medesimazione che la tragedia ha sul pubblico un elemento utile non tanto a produrre esempi di immoralità, quanto a produrre esempi di moralità. Quello che Manzoni vuole arrivare a fare, insomma, attraverso la tragedia, è cercare di educare il pubblico, di dare esempi di profonda moralità. Le due tragedie che Manzoni scrive si intitolano Il Conte di Carmagnola e La Delchi. Si tratta di due tragedie ambientate entrambe nel Medioevo. La domanda che a questo punto possiamo porci è perché proprio il Medioevo? E la risposta a questo quesito, si trova, gira intorno a quel grande movimento culturale che interessa l'Ottocento, cioè il Romanticismo. In che senso? Beh, intanto va detto che il Medioevo rappresenta per gli uomini dell'Ottocento la nascita delle lingue e delle culture nazionali, ovvero la nascita della modernità. L'uomo dell'Ottocento, l'uomo romantico, si sente profondamente diverso dall'uomo classico, dall'uomo antico, e riconosce l'inizio della sua sensibilità, l'inizio dell'originalità dei suoi valori, appunto a partire dalla nascita delle culture nazionali che avviene nel Medioevo. Perciò diciamo che le radici della modernità per l'uomo del Romanticismo sono proprio da ricercare nel Medioevo, e questo spiega perché in questo clima, a questo periodo storico, attingano molte opere romantiche. Se questo non bastasse, bisogna considerare poi che il Medioevo fornisce uno scenario misterioso e avventuroso per i testi, per i libri del romanticismo, e non dobbiamo a questo punto dimenticare che il termine romantico in effetti deriva proprio dal romanzo, cioè dal romanzo medievale. Veniva usato l'aggettivo romantic per indicare proprio le atmosfere avventurose, fantastiche, legate alla narrativa medievale, al genere romanzesco medievale. Questi due motivi si sommano per l'Italia ad una scelta politica, cioè la scelta di uno scenario medievale assume per Manzoni, che è italiano, anche un valore politico. Infatti l'Italia, nel momento in cui Manzoni scrive, non ha ancora subito, non ha ancora affrontato quel processo di unificazione nazionale che invece si è già concluso da molto tempo negli altri paesi europei. E questo processo mancato, questa mancata unificazione, era da ricercarsi nelle sue radici proprio alle divisioni che si erano affermate durante il Medioevo. Le lotte fratricide che avevano interessato i popoli latini nel corso del Medioevo sono alla base di una unificazione mancata che proprio adesso, quando Manzoni scrive, cioè le due tragedie sono degli anni 20, quindi in pieno tumulto risorgimentale, proprio adesso, dicevo, risultano di particolare attualità e particolarmente legate al clima politico italiano. L'Italia infatti è dominata e divisa in tanti stati e subisce la dominazione straniera. Dunque, la scelta dello scenario medievale risulta particolarmente importante per tutti questi motivi. La prima delle due tragedie di cui ci dobbiamo occupare è Il Conte di Carmagnola.
Si tratta di una tragedia dedicata appunto al conte di Carmagnola. Si tratta di un eroe quattrocentesco, di un capitano di ventura. E la vicenda che ci viene presentata ha richiesto a Manzoni un lungo periodo di ricerca storica, di approfondimento storico. La tragedia, quando viene pubblicata, solleva qualche critica, poi ci occuperemo un pochino del contenuto, non tanto per i temi che affronta, quanto per la struttura che Manzoni dà alla tragedia. In particolare, c'è uno scambio epistolare tra Manzoni e un intellettuale francese che si chiama Chauvet. Questa polemica con Chauvet anticipa alcuni temi che poi Manzoni toccherà più avanti nella sua celebre lettera sul romanticismo di cui dovremo occuparci. Chauvet muoveva a Manzoni sostanzialmente una obiezione, una critica. La critica cioè di aver infranto quell'unità di spazio e di tempo, l'unità d'azione, che era già tra i principi della tragedia classica, tra i principi pseudo-socratici che avevano regolato il teatro fino a quel momento. Manzoni si trova controbatte a questo punto in modo molto deciso. La scelta di Manzoni è una scelta ovviamente consapevole, sa benissimo di aver infranto una regola secolare, una regola tipica appunto della rappresentazione scenica, ma difende questa sua scelta sostenendo che l'unità di azione non aiuta la verosimiglianza, l'unità di azione non aiuta l'immedesimazione dello spettatore. Quindi l'unità spazio-temporale che aveva interessato la drammaturgia tradizionale, che secondo la drammaturgia tradizionale era una condizione imprescindibile per la verosimiglianza, non è tale per Manzoni. Risulta per Manzoni anzi una difficile forzatura, proprio anche in relazione alla complessità degli intrecci che si trova a delineare. Quindi stringere nelle maglie artificiali di un unico spazio e di un unico tempo l'azione risulterebbe per Manzoni poco realistico. Proprio in questa lettera, in questa polemica con Chauvet, Manzoni affronta un altro punto che sarà importante anche per le sue opere future, cioè la relazione tra vero storico e vero poetico. Dice Manzoni in sostanza che è la storia che deve offrire alla letteratura la materia del proprio canto. La letteratura deve avere per oggetto la storia. Si tratta di una soluzione che fornisce a Manzoni anche una soluzione per il problema etico della letteratura. Cioè, la scrittura deve illuminare il passato, interpretarlo, fornire un esempio virtuoso agli spettatori o ai lettori. In questo senso, allora, vale la pena concentrarci sulla vicenda di cui tratta il Conte di Carmagnola. La vicenda è quella di un capitano di ventura, come dicevamo, Francesco di Bartolomeo Bussone. Si tratta di un soldato che è molto valoroso, che lotta al seguito del Ducato di Milano. A un certo punto il Duca di Milano inizia a dubitare della fedeltà del conte e Carmagnola decide così di passare tra le fila del nemico, la Repubblica di Venezia. È a questo punto che noi vediamo l'inizio della tragedia. Carmagnola è a Venezia, gli viene affidato la guida delle truppe veneziane e in occasione della battaglia di Maclodio, vicino Brescia, dove i due eserciti vengono a conflitto, il Carmagnola si rifiuta di inseguire i nemici ormai sconfitti e di seguire gli ordini che gli arrivano da Venezia di non fare prigionieri. Questo rifiuto pone di nuovo Carmagnola in una condizione di difficoltà perché i veneziani iniziano a dubitare della sua fedeltà. Viene condannato a morte e la figura di Carmagnola diventa un po' la figura dell'uomo virtuoso che si oppone alla ragion di Stato. La tragedia presenta una grande novità rispetto alle tragedie del passato, cioè la reintroduzione del coro.
Il coro era un elemento tipico del teatro greco, già nel teatro romano non si trova. E la funzione del coro nel teatro greco era quella di fornire, di dare la possibilità all'autore di fornire un punto di vista alternativo rispetto a quello dei personaggi. Come dire, i personaggi coinvolti nell'azione difficilmente possono giudicare in modo obiettivo l'intreccio da cui sono coinvolti. Il coro invece dà questa possibilità di fermare l'azione e di riflettere su alcuni punti di essa. È esattamente con questa funzione che Manzoni introduce nel Carmagnola un famosissimo coro che parte dalla battaglia, parte dalla scena della battaglia. Possiamo vedere infatti le parti iniziali. Soda a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo. D'ambo i lati calpesto rimbomba, da cavalli da fanti il terreno. Quinci spunta per l'aria un vessillo. Quindi un altro s'avanza spiegato. Ecco appare un drappello schierato. Ecco un altro che incontro gli viene. Ecco allora i due eserciti che arrivano al confronto. I versi dall'1 al 13 sono proprio dedicati al confronto tra i due eserciti, alla presentazione dei due eserciti in battaglia. I versi invece che partono dal 13 in poi vedono l'inizio di un dialogo a due voci tra due spettatori, presumibilmente della battaglia che è in corso, o forse l'altra possibilità, uno spettatore che si rivolge direttamente al poeta. Comunque, il dialogo tra questi due interlocutori svela quali siano i veri meccanismi della battaglia, no? L'intima natura, la natura tra i fatti, cioè il fatto che questa guerra sia una guerra tra fratelli. Vediamo al verso 18, verso 17, perdon, d'una terra son tutti, un linguaggio parlano tutti, fratelli, gli dice lo straniero, cioè chi li vede da fuori li considera fratelli. Il comune lignaggio a ognun d'essi dal volto traspar. Questa terra fu a tutti nutrice, nutrice, questa terra di sangue ora intrisa, che natura dall'altra ha divisa e ricinta con l'alpe e col mar. Tutti figli della stessa terra, tutti figli d'Italia. E allora ecco che il dialogo rivela la vera funzione di questo coro, cioè presentare questa battaglia come un paradosso, questa guerra come una guerra paradossale, inutile, sterile, una guerra fratricida. E fino al verso 56 il dialogo procede in questo modo. Dal verso 57 vediamo l'esito della battaglia. Già la terra è coperta d'uccisi, tutta è sangue la vasta pianura. Cresce il grido, raddoppia il furor. Quindi vediamo la scena cruenta dei cadaveri che iniziano ad affollare il campo di battaglia. La violenza, l'insistenza su questa violenza è un'insistenza ovviamente che deve aumentare l'effetto patetico di questa guerra inutile. Al verso 89 viene di nuovo ribadita, verso, perdon, 87-88 viene di nuovo ribadita la tragicità di questo confronto. I fratelli hanno ucciso i fratelli, questa orrenda novella vi do. E poi nel verso 89 odo intorno festevoli gridi, sono le urla di chi ha vinto il conflitto. Sorna il tempio e risuona del canto. Già si innalzan dai cori omicidi, grazie ed inni, quindi i vincitori, gli omicidi, che ringraziano Dio naturalmente di aver avuto buona sorte nella battaglia. Ma queste grazie ed inni, già si innalzan dai cori omicidi, grazie ed inni, che abomina il ciel, cioè che fanno ribrezzo al cielo. Quindi il cielo stesso non è contento delle lodi che gli vengono indirizzate proprio perché sono lodi legate a questo scenario violento, a questa inutile violenza. Dal verso 105 il coro chiama in causa direttamente l'Italia. Tu che angusta ai tuoi figli parevi, tu che in pace nutrirli non sai, fatal terra gli estranei ricevi. Tal giudizio comincia per te. Ecco allora che vediamo l'accento viene adesso posto sull'Italia che non è in grado di nutrire i propri figli della pace e che adesso quindi dovrà ricevere gli stranieri perché l'indebolimento reciproco di questi due popoli italiani non fa altro che
attirare le attenzioni degli stranieri. Un nemico che offeso non hai, infatti, a tue mense insultando s'asside, degli stolti le spoglie divide. Ecco, tra i due litiganti il terzo gode e il terzo è un nemico straniero. L'accusa verso questo nemico straniero è nella strofa successiva, stolto anch'esso. Perché? Perché aggiunge Manzoni, beata fu mai gente alcuna per sangue d'oltraggio, cioè fu mai, si può dire che mai ricavò gioia qualche popolo che portò sangue e oltraggio ad un'altra popolazione. Quindi non è soltanto un'invettiva contro i popoli italiani che si danno battaglia tra di loro, ma anche nei confronti dei popoli stranieri che vengono appunto alla conquista. Quello che rimane è l'impressione di un coro che non abbia soltanto a che fare con la battaglia tra veneziani e milanesi, ma abbia anche a che fare con la situazione italiana all'interno della quale nasce l'opera, una situazione insomma di asservimento dell'Italia. L'Italia in questo momento facendo nascere i suoi primi tentativi di unificazione nazionale. Siamo in un momento, appunto, 1820, di moti carbonari. Siamo in un momento in cui inizia la grande sensibilità romantica, risorgimentale, perdono, a cui Manzoni, sarà molto vicino. Quindi la tragedia, capiamo in che senso doveva educare alla moralità. E in che senso questa tragedia abbia un messaggio politico deciso che vada nell'orizzonte dell'unificazione nazionale. Se rivolgiamo la nostra attenzione all'altra tragedia di Manzoni, cioè la Delchi, vediamo un personaggio che non è del tutto dissimile dal Carmagnola. Intanto l'ambientazione è omogenea rispetto alla tragedia precedente, perché la scena del Carmagnola si svolgeva nel 400, mentre quella della Delchi, sempre nel Medioevo, certamente più precoce, perché mette in scena le lotte tra Franchi e Longobardi. Siamo quindi nell'età di Carlo Magno. Un'altra analogia è data dal fatto che i due personaggi siano due personaggi costretti alla guerra che si devono in qualche modo confrontare con la ragion di Stato. Esattamente come Carmagnola, anche a Delchi si trova a combattere in una guerra i cui principi sostanzialmente non condivide, in una guerra che gli appare inutile e che eviterebbe volentieri. La vicenda di questa tragedia è una vicenda che di nuovo richiede a Manzoni una fitta indagine storica. Da questa indagine storica Manzoni ricava una forte impressione. Infatti, confrontandosi con i documenti dell'epoca, una cosa che lo sorprende molto è quella di vedere come la storia si occupi delle grandi personalità, Adelchi per l'appunto, il figlio del re Desiderio, ma come dietro queste grandi personalità si agitino però anche delle masse che rimangono anonime. Dietro alla vicenda di Adelchi, insomma, c'è un intero popolo fatto di personaggi non eroici, non alti, non nobili, le cui vicende però rimangono del tutto ignorate. È questa una cosa che impressiona moltissimo Manzoni e sulla quale vale la pena riflettere, perché sarà poi alla base anche delle riflessioni che stanno, delle riflessioni che guidano l'intreccio dei Promessi Sposi. Come vedremo nel romanzo, non si occuperà di grandi personaggi, ma si occuperà di due personaggi umili, e seguirà le loro vicende. La storia dell'Adelchi, l'intreccio dell'Adelchi ruota intorno ad Adelchi per l'appunto. Adelchi è il figlio di Re Desiderio. Re Desiderio all'inizio dell'azione manifesta la volontà di attaccare, di muovere guerra a Carlo Magno che ha appena ripudiato la figlia di Desiderio, Ermengarda. Ermengarda viene poi, si ritira poi in convento. L'azione vede il confronto alterno tra Carlo Magno e i Longobardi. Alcuni duchi longobardi tradiscono Desiderio e si alleano con Carlo Magno. Sembra a un certo punto che l'esercito franco non abbia la possibilità di arrivare a dar battaglia, a sconfiggere l'esercito
Longobardo, quando in realtà un colpo di scena permette poi a Carlo di aggirare l'esercito dei Longobardi e di sbaragliarlo. È a questo punto che Desiderio si rifugia a Pavia e Adelchi si ritira invece a Verona. Siamo nel terzo atto e è proprio in questo atto che avviene, cioè, trova luogo, trova posto un altro famosissimo coro manzoniano su cui poi ci dovremo fermare. Mentre i due leader, dei due capi, dei due guide, dei due comandanti, Desiderio e Adelchi, sono ritirati, il primo, come dicevamo, a Pavia, la capitale dell'impero del Regno Longobardo, e il secondo a Verona, Ermengarda si trova invece in convento. Qui la raggiunge la notizia delle seconde nozze di Carlo Magno, e questa notizia le provoca un terribile delirio, la debilita fortemente e la porta brevemente alla morte. L'azione si sposta a questo punto di nuovo, vedete l'infrazione di nuovo all'unità di spazio e all'unità di tempo, l'unità d'azione anche qui viene totalmente dissolta. L'azione si sposta di nuovo su Adelchi e Desiderio. Adelchi è costretto a fuggire da Verona perché altri duchi hanno tradito la causa di Desiderio. Desiderio nel frattempo cade prigioniero di Carlo Magno. Durante la sua fuga Adelchi viene inseguito e viene ferito, e mentre Desiderio, che è prigioniero di Carlo, sta chiedendo clemenza per suo figlio, viene portato proprio Adelchi, che è ormai morente. E in questa scena finale, in questo confronto finale tra i tre grandi protagonisti, Adelchi, Carlo e Desiderio, Adelchi affida al padre un suo testamento spirituale, cioè affida delle parole che costituiscono in pratica la saggezza che la morte imminente gli porta. Sono parole in cui risiede tutto il senso della tragedia, e sono parole di perdono per il nemico e di offerta della sua vita a Dio. È in questa figura che sta quindi il senso ultimo dell'opera, in questa figura quasi sacrificale di Adelchi. Accennavo prima al coro, di nuovo alla funzione del coro, e si tratta del coro dell'atto terzo, un coro famosissimo che di nuovo ci fa vedere l'attenzione per Manzoni, l'attenzione che Manzoni ha per l'attualità. Il coro è celeberrimo. Si tratta di un coro gestito in modo veramente straordinario da Manzoni, perché siamo nello scenario della battaglia che vede coinvolti Franchi e Longobardi. Fin dall'inizio, però, noi non vediamo né i Franchi né i Longobardi. Dagli atri muscosi, dai fori cadenti, dai boschi, dall'arse fucine stridenti, dai solchi bagnati di servo sudor, un volgo disperso repente si desta. Intende l'orecchio, solleva la testa, percosso da nuovo crescente rumor. Ecco allora un volgo disperso repente si desta. Questo volgo disperso, questo popolo disperso, non è ovviamente né il popolo dei Franchi né il popolo dei Longobardi. Si tratta evidentemente di un terzo popolo che, sentendo rumori di battaglia, esce quasi allo scoperto, no, dalle proprie abitazioni per osservare quello che succede. E s'aduna voglioso, si sperde tremante per torti sentieri, con passo vagante, fra tema e desire, s'avanza e ristà, e ad occhi e rimira, scorata e confusa, dei crudi signori, la turba diffusa, che fugge dai brandi, che sosta non ha. Cosa appare agli occhi di questo popolo, di questo terzo popolo? Beh, la scena che appare a questo popolo, che viene presentato come estremamente incerto, titubante, è una scena di fuga. Si tratta della fuga dei Longobardi, che fugge dai brandi, no? La turba diffusa dei Longobardi che fugge dai brandi che sosta non ha. Si tratta dei Longobardi che stanno fuggendo e sono inseguiti, incalzati dall'esercito dei Franchi. La scena è una scena che è terribile.
E sopra i fuggenti, con avido brando, qua i can disciolti, correndo, frugando, da ritta, da manca, guerrieri venir. Ecco i franchi, per l'appunto. È una scena terribile che però accende le speranze di questo popolo, con l'agile speme precorre l'evento e sogna la fine del duro servir. Ecco appunto il cuore della questione. Questo popolo, che ormai l'abbiamo capito, è il popolo dei Latini, è il popolo degli abitanti della penisola italiana. Sogna la fine del duro servir nel vedere i franchi incalzare i longobardi che sono i loro signori. Questi popoli italiani, queste genti italiche sognano la fine della loro schiavitù. E l'illusione dura poco perché si rivolge direttamente nei versi successivi Manzoni a questo volgo disperso, deludendo le sue aspettative. Udite, quei forti che tengono il campo, che ai vostri tiranni precludono lo scampo, sono giunti da lunge per aspri sentier. Certo, sono venuti da lontano. E da lì in poi Manzoni si sofferma sulle rinunce che hanno dovuto fare i franchi per arrivare fin lì. Che cosa hanno lasciato? Che peripezie hanno affrontato per essere fin lì. E proprio su questa valutazione si lega la domanda successiva. E il premio sperato promesso a quei forti sarebbe, o delusi, rivolgere le sorti d'un volgo straniero por fine al dolor? Cioè, e dopo aver affrontato tutte queste peripezie che ho descritto, dice Manzoni, il premio sperato sarebbe solo quello di rivolgere le sorti, quindi di sovvertire il destino d'un volgo straniero? Chiaramente la domanda è retorica e la risposta non può che essere no. I franchi non sono lì per liberare i latini dalla dominazione longobarda. E allora, l'amara conclusione, tornate alle vostre superbe ruine. Quindi le ruine sono superbe perché sono le vestigia dell'antico impero romano, per esempio, no? Cioè della classicità. Sono superbe, certo, ma sono pur sempre ruine, danno quindi il senso di un mondo ormai in decadenza. All'opere imbelli, cioè pacifiche, non di guerra, dell'arse officine, ai solchi bagnati, l'attività dei campi di servo sudore, bagnate dal sudore di voi che siete schiavi. Cosa accade infatti? Il forte si mesce col vinto nemico. Col nuovo signore rimane l'antico. Il popolo latino non è libero, non può essere libero. Anzi, non è più soltanto servo di un popolo, quello dei Longobardi, ma diventerà servo di due popoli. L'un popolo e l'altro sul collo vi sta, dice il verso 65. Dividono i servi, dividono gli armenti, si posano insieme sui campi cruenti d'un volgo disperso. Che nome non ha. E di nuovo la constatazione, la constatazione di Manzoni è una constatazione amara. Non è questa la libertà, ma è il momento di una doppia schiavitù, di una doppia servitù. Ciclicamente si chiude il coro su quel volgo disperso che nome non ha, che aveva aperto proprio l'inizio del coro. E dunque. Vediamo di nuovo una rappresentazione che solleva elementi di stringente attualità. Non possiamo nasconderci, non possiamo far finta che non ci sia dietro questo volgo disperso che nome non ha, dietro questo popolo latino, l'immagine per Manzoni dell'Italia non medievale, non dell'Italia dei Longobardi e dei Franchi, ma dell'Italia dell'Ottocento, l'Italia che insomma è sotto il giogo straniero, l'Italia che sta cercando con i primi moti risorgimentali di liberarsi e di avviare un processo che poi porterà all'unificazione. Insomma, di nuovo, come abbiamo visto per il Carmagnola, come abbiamo visto accadere nel Carmagnola, il Medioevo serve per parlare dell'attualità. Capiamo allora, torniamo al punto iniziale, in che senso per Manzoni la tragedia possa essere una tragedia morale. E in che senso pratichi questo genere? Certo, l'immedesimazione, ma un'immedesimazione che non porti verso delle passioni negative, ma porti invece verso degli ideali che sono per Manzoni quelli,
patriottici per un verso, quelli cristiani, ripensiamo al sacrificio di Carmagnola e al sacrificio di Adelchi, che sono dei sacrifici veramente in linea con una prospettiva di virtù cristiana e che riescano in qualche modo, come esemplano, a muovere le masse, a muovere il pubblico, a portarlo verso alti ideali, al di là appunto dell'aura di sospetto che la tragedia, in cui la tragedia versava agli inizi dell'Ottocento.